questa è la porta tagliafuoco che è stata forzata dall'esterno e hanno già provveduto a risistemare tutto. Alice De Marco, presidente Legambiente Piemonte Valle d'Aosta, cosa è successo ieri sera? Beh, in realtà stamattina siamo arrivati davanti al nostro portone, l'abbiamo trovato aperto e entrando nella nostra sede come facciamo ogni mattina abbiamo trovato la sede svaligiata, un po' scomposta e ci siamo resi conto che qualcuno è venuto a farci visita e non in maniera molto positiva. Hanno portato via qualcosa? Vi manca qualcosa d'appello? Sì, ci mancano i nostri computer, di fatto sono gli strumenti con cui lavoriamo ogni giorno e che ci permettono di avere insomma, il contatto con l'esterno, con le relazioni insomma, che abbiamo quotidianamente per fare le nostre attività, per portare avanti i nostri progetti. Quindi ora siamo bloccati. E non abbiamo tra l'altro in questo momento abbastanza risorse per poterci permettere un nuovo acquisto di strumentazione adatta.